perché tenutario di segreti troppo delicati. Allora, alla 7 ve ne aveva parlato già alcuni mesi fa, 3 mesi fa all'incirca, in un servizio dalla Libia. Vi avevamo raccontato di quello che c'era, che si diceva che ci fosse dietro l'arrivo di tanti clandestini, migliaia di clandestini, nell'isola di Lampedusa, cioè uomini usati come arma per protestare, per vendicarsi da parte del regime della partecipazione dell'Italia alla guerra. Ora queste, che una volta erano soltanto voci, sarebbero state suffragate da prove, prove che sono state diffuse dal ministro Frattini. Sentiamo. Non è più solo un sospetto, ci sono le prove. Le migliaia di uomini e donne sbarcate a Lampedusa dall'inizio della guerra sono fuggite dalla Libia con la complicità del regime di Gheddafi. Si tratta di 28.245 immigrati da gennaio ad oggi, dato fornito dal Viminale. A spingerli su quelle barche è stato un ordine del Reis in persona. Ad annunciarlo è il ministro degli esteri Frattini. Prove raccolte, dice, non dall'Italia. Le hanno raccolte gli amici del CNT e saranno loro a renderle pubbliche. Secondo il governo nazionale transitorio libico, il piano di Gheddafi puntava a gettare Lampedusa nel caos, a trasformarla in un inferno. A rivelarlo al nostro ministro degli esteri è stato il primo ministro Jebril durante l'incontro di ieri a Milano. Informazioni che secondo Frattini potrebbero configurare anche un crimine contro l'umanità. Accusa che potrà essere contestata a Gheddafi se fosse arrestato. Messaggi terribili li definisce Frattini. Migliaia di persone mandate a morire volontariamente nel Mediterraneo. Ordini di mascherare cadaveri militari con abiti civili solo per far ricadere le loro colpe sulla NATO. A confermare le parole di Frattini ci sono anche le dichiarazioni dell'ambasciatore libico in Italia. Comandava lui, Gheddafi, guidava lui in persona l'immigrazione clandestina, dice Ghadur. Una ritorsione per far capire all'Italia cosa vuol dire partecipare all'applicazione della no-fly zone. Ma Frattini ci tiene a precisare anche altro. La rottura con la Libia è solo transitoria. Il legame con quel paese è troppo forte. Il trattato di amicizia siglato in passato, dice il ministro, riprenderà vigore appena possibile. Siamo stati e saremo il primo partner economico della Libia, aggiunge. Non a caso l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni sarà a Bengasi già lunedì prossimo per garantire forniture di gas e petrolio alla popolazione, ma anche per far ripartire tutti gli impianti di estrazione.